Era per sbaglio, non l'ho fatta. Oh, guarda, c'è ferro. Mi sa che non arrivo avanti con questo. Mi serve un picco di pietra. Uè, quanto ferro c'è qua! Che è successo? A me serve aiuto. È scoppiato. Maledetto stronzo. Ah, c'è anche uno zombie! Ok, io sono nella cacca. Che cosa? Sì, ho ucciso uno zombie. Yeah, datemi le pietre, tutta questa terra. Colpito. Guarda, c'è uno scheletro. Uccidiamoli. Se non li uccide il giorno, li uccidiamo noi. Dove cavolo è? Giro, giro, tondo. Sei cascato tu? Guarda, c'è una mucca. Ci sono due mucche. Allora. Mi sa che ritorno un attimino nell'appartamento. Di lusso. 5 pietre. Dove cavolo è la casa? Ok, inizio a fare due letti. Ok, faccio due letti. Dove cavolo è un... Ah. Oh, non posso fare letti. Ah, è vero, non ho legno. Mi sono dimenticato di prendere legno, scusa. Chiaro, co cosa vuoi fare? Un letto di pietra? Che facciamo? Abitiamo per adesso qua o... Io direi proprio di abitare prima qua dentro. Ci facciamo una bella quantità di legno. E quella bellissima quantità di legno la trasformiamo in una bella casetta. O in due casette. Perché stai facendo quei rumori, cavolo? E quello è il modo di pensare. Allora, io dormo qua. Ups. Ma hai scavato qua, per caso? Hai chiuso poi con un pezzo di terra. Me ne sono accorto. Dove cavolo è il picco? Ma perché fai la musica dei Flintstone? Ecco qua, io corrico qua giù. Ma non è che mi bugo se... Davvero? Non posso coricarmi. Davvero? Ha a che fare con quello? Asco, perché non ci costruiamo un letto a castello? A me piacciono i letti a castello. Ti ricordi quando ne avevamo uno? Che avventure. Asco, qua ha finito il ferro e l'albero. Mettiamo tutto dentro la cassaforte. Mi porto un po' di terra. Mi serve anche un po' di mangiare. La vuoi la mela? La mela, 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 mela. Che cosa? Che chi? Ascolta, io rompo questo uovo con la speranza che esce fuori un pollo. Pollo, scelgo te! Fuck, non è uscito niente, è morto il Pokémon. Cosa? No, ho detto, ho lanciato l'uovo. Ho detto, pollo, scelgo te. Oh, ciao maiale, vuoi entrare dentro? Qua c'è del buon mangiare. Sì, sei tu il mio mangiare. Oh, porta, chiuditi. Comunque, che cosa stiamo combinando? Ah, è vero, anch'io volevo prendere. Ecco qua che mi dimentico come al solito quello che mi devo portare. Oh, ci serve anche un po'. Come si chiama? Fieno. Il fieno per accoppiare gli animali, per non stare senza mangiare. Ascolta, tu mangiare ne hai appresso? Lo vuoi un osso? Perché? Ma che cavolo. Ok, dentro il tuo forno non c'è niente. Ascolta, i letti li ho fatti. E se costruisco un'altra cassaforte? Ascolta, io gli oggetti li chiamo a modo mio. Il primo nome che mi esce, quel nome rimane. Grande. Ah, è vero, mi devo portare la cartina. Tu ce l'hai la tua? Bravo. Io mi porto anche un po' di candele, non si sa mai. Anzi, devo fare anche altre, non mi basta quello che ho. Asco, consumo tutto il nostro carbone per candele. Fatto. Allora, io c'ho... non so dove inizia... Ah, le...
Legno. Voglio tutto il vostro legno. A me piace a tagliare la legna, a te? La legna di Minecraft, però, non... Quegli alberi di cacca, dici? Quelli che hanno tutti quei rami e ci devi salire sopra, costruirti tipo una scala di mattoni. Ma perché mi sono messo a saltare mentre rompevo? Questo era l'attimo di silenzio. Se cadono? Ah, gli alberelli. Io li chiamo alberelli. Ah, li devo ripiantare. Perfetto. Così abbiamo legno infinite. Bella idea, brava, mi sei piaciuta. Ma sta piovendo ancora? Sì. Perché ho fatto questo? Oh, guarda, è pieno di saplings, guarda. Alberelli. Ma funghi? Guarda, c'è una mela! Oh, questa luce all'improvviso siamo stati illuminati. Che cosa? I funghi. La casa è... Comunque deve essere qua da qualche parte, eh. Aspetta che ora ti ci porto. Vieni con me. Ti porto io nel posto giusto. Ok, mi sa che io faccio tipo un segno di riconoscimento. Ci penso io a fare il segno di riconoscimento, che sono bravo a farli. Per non perderci mai, ci faccio un pene enorme sul tetto. No, non vuoi un pene? Disperata. No. Oh, aspetta, forse ho un'idea. Forse ho l'idea. Sai? Ho l'idea. Allora, io mi prendo una workbench. Cos'è che fai? Mi prendo una workbench. Mi, ne abbiamo 5. Ho 4. Quanti ne abbiamo? 4? Perché dico sempre 5? Asco, fai un'altra, così ne abbiamo 5. No, ho sbagliato. Scusi, scusi. Mettiamo qua, qua, mettiamo qua, qua. Cosa? Perché? Perché? Se non devo vedere il tuo casino. Che casino! Là che sei cattiva, eh. Chi dorme qua sotto? Tu, vero? Sì, me Ah, lo sono scelto ok. apposta, perché? Salvo io. Bellissimo, qua sono tutta arrabbiata. Chi dorme qua sotto? Qui spero no, io. No, no, ci dormo io, tranquilla. Mi piace dormire nei posti sporchi. Ciao, maiale. Ascolta, ti sto raccogliendo tutti questi cosi. Sì, gli alberelli. Ne piantiamo uno qua e anche uno qua. Così fanno contrasto. Io inizio a piantare. Pianto gli alberelli. Spero che crescono. Cosa? La tua pala. Si è rotta. Ho iniziato a cantare e tutti i suoi strumenti si sono rotti. Tipo la pala, il picco, il naso. Asco, pecora, tu che mi hai guardato in quel modo molto 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 cattivo, ti denudisco. Sì, cioè, ti denudo. Che cos'è che non fa più? Oh, sta diventando notte, posso provare il mio nuovo letto. No, io sto facendo tutto senza idea di quello che sto facendo, ora sto usando tutte le pecore che vedo. Così abbiamo pecore nude in giro. Molto sexy. Dipende. Che cosa? Tipo? Se ho rotto legno? Cioè, se... Oh, cavolo, ci sono i mostri, fammi entrare. No, la pecora mi ha chiuso la strada! Vai via. Ehi! Vai via, pecora. Oh, grazie che mi hai aperto la porta. Che cavolo, perché ha portato? Ah. Posso dormire qua? Asco, non mi fa dormire. Dov'è il tuo letto? Forse è perché hai messo proprio la cacca e non mi fa dormire.
Allora, se io voglio dormire in pace. Cos'è che dobbiamo andare a cercare? Cosa vuoi cercare? Non lo so. Ferro? Carbone? Non ti veniva carbone? Oh, non mi fa dormire questo maledetto. Ah, ho capito perché. Ah, è Minecraft in tedesco, è vero, che tu giochi solo. Oh, Asco, non riesco a dormire. C'è un problema, no, non riesco a dormire. O sto schiacciando il bottone sbagliato. È che ora devo anche leggere le istruzioni per sapere come cavolo devo dormire. Oh mio Dio. Perché non si può dormire? No, non dirmi che è un bug. Per favore, non dirmi che è un bug. No, non voglio che c'è un bug. Io rompo tutto. Mi faccio talmente tanto spazio e lo provo. Cioè, hanno aggiunto tutte quelle cose bellissime e ora non si può neanche dormire. No, non si può dormire. Perché cosa ho fatto il letto? Abbiamo scoperto un nuovo bug. Allora, voi di FoJ Studios, per favore, riparate questo bug. Non voglio usare le. Non vorrei usare. Come si chiamano? Sonniferi. Vorrei dormire senza usare sonniferi, grazie. Allora, che cosa facciamo? Andiamo sottoterra? Se andiamo sottoterra, mi preparo come si deve. Ok, allora. Asco, a me queste cose non servono più. Mi peccato che non possiamo riprendere anche a te, cavolo. Così sapevo sempre tutto quello che stai combinando. Per prima cosa ci servono dei tronchetti di legno, ci servono. Poi, questi tronchetti di legno li trasformo in oggetti utili, tipo un picco, una pala. No. Oh, c'è un secchio. Anche una bottiglia posso fare. Questo che cos'è? Ma che tutto possiamo. Oh, biscotti! Voglio fare biscotti. Voglio. Oh, ci sono i meloni anche. Anguria, voglio dire. Ah, guarda un po'. No, che cosa cavolo ho fatto? Ho fatto due così, due picchi di legno. No, ma perché schiaccio bottoni a svanvera? Ascolta, a me questo non mi serve. E neanche questo. Io li ho buttati, sei tu che li hai presi. Mi sa che mi faccio un altro picco e un'altra pala. Un altro picco e un'altra pala. Ma che cavolo mi faccio? Perché c'ho due piume appresso? Allora, io c'ho una mela se vuoi. Ti sei finalmente arresa, vuoi la mela? Ecco qua la mela. Prego, però non mangiarla. Non adesso, te lo dico io. Quella è una mela che ti dà delle forze assurde. Ma che cavolo, ho detto no adesso. Non lo sapevo, scusa. Ah, però la mia non mangiarla, eh. Allora, pala. E pala. E poi facciamo il picco. Allora, io c'ho ancora qua lana. Senza Clark, però. Non riesco a usare bene lo stick. Oh, ci sono le forbici? Ah no, sono tosatrici, non sono forbici. Vabbè, io li chiamo forbici. Sì, sono forbici. Cioè, no, tu lo stai giocando in inglese, no, in tedesco. Ah! Ok, fammi mangiare un bocconcino. Ups, ho schiacciato il bottone sbagliato. Cioè, per mangiare devo guardare per terra, è assurdo, perché uguale dove mi metto sempre si aprono delle finestre. Ok, io sono pronto, andiamo giù?
Andiamo giù. Ops. A me non mi piace il tetto che abbiamo. Facciamolo un po' più grande. Tanto ci dovremmo vivere di sicuro per una settimana. Vivremo qua. Sta piovendo terra. Ti è caduto un po' di terra sulla testa. Non fa niente. No, ti sei messa in mezzo e non riuscivo a togliere la terra. Stavo scavando la tua testa. Ehi, questo tipo di singhiozzo? Dai, andiamo, andiamo. Dai, andiamo, andiamo. Cosa stai cucinando? Allora, perché sta bruciando il forno? Pensavo che c'erano i fantasmi. Sì, dove andiamo? Un po' di storie, dai. Cerchiamo un po' di storie, vieni. Dai, scavo nella mia parte, ok? Nel punto in cui non posso dormire. Perché stai guardando il tavolo in quel modo triste? Ok, ora riprendo a te quello che fai. E questo no disperato? Questo è Florence, sta guardando in un punto per terra perché sembra molto triste e depressa. Si è allontanata, ha dato un pugno a un qualcosa. Sta guardando dentro la cassaforte nera. È nero, non c'è niente. Cosa stai guardando?